Ben trovati ad un'altra puntata di Incontri. L'ospite di questa settimana è un giovanotto di 90 anni, Don Franco Monterubianesi, ed è molto conosciuto qui nel nostro territorio, nonostante poi l'ha lasciato, perché poi... Nel 1974. Nata a Capodarco nel 66, sono andato a Roma e ho sviluppato tutto il discorso sul modello di Capodarco, la realtà di Roma. Sino adesso sto a Grottaferrata, a pochi chilometri da Roma, ma anche lì mi ci sono trasferito negli ultimi anni per questa progettualità che sto cercando di portare avanti in questi miei 90 anni. Perché appunto dopo una vita intera al servizio della gente, perché appunto lui è il fondatore della comunità di Capodarco, che ha uno sviluppo in tutta Italia, anche all'estero, e non smette di pensare a progetti che coinvolgono in questo specifico momento chi in particolare? Ma è la crisi della società che ha attraversato anche noi in maniera pesante. Noi siamo stati negli anni fervidi dell'inizio, ma anche poi della centralità degli anni Ottanta con le riforme, siamo stati promotori del welfare in Italia. Mi sembra che sia andato molto male e sta andando molto male, e quindi dobbiamo reagire, anche perché la nostra fragilità c'è stata. Noi abbiamo un problema talmente grave a Roma che c'è stato il fallimento economico, quindi non ti dico che cosa significa dal punto di vista della distruzione che vogliono fare del nostro modello. E nonostante oggi ancora più necessario, proprio, cioè l'esperienza del Covid lo ha detto. Insomma. È tutta una sensibilità con cui io, siccome faccio adesso sì 90 anni a maggio, ma faccio soprattutto fra pochi giorni, il 19, la celebrazione di 65 anni di sacerdozio. È su questo che voglio aiutare la mia comunità a risorgere, essendo un prete che ci crede nell'azione di Dio. 65 anni di sacerdozio che celebrerai a Servigliano, perché non riesco qua fermo a farlo sempre per sto Covid, e quindi lo faccio a Serviano, come da anni lo sto facendo, nel Parco della Pace di Serviano, che è all'aperto, insomma verranno degli amici anche da lontano, vengono i miei ragazzi della Casa Famiglia di Roma, perché io su questo ideale che ho cominciato negli anni 2000, ma molto da solo, perché anche i miei non hanno capito che quella era la chance su cui la questione economica si sarebbe potuta superare, no? Perché il coinvolgimento delle famiglie, io ho creato nel 2002, 2003 e 2004, soprattutto istituzionalmente, la fondazione che poi è rimasta Ollus, prima del dopo, perché i genitori, Capodarco, perché i genitori vanno coinvolti in un processo che riguarda il futuro dei figli disabili quando loro non ci sono più. Con questo prima, che è stato un grido anche a Roma, si è realizzate delle cose, insomma, però io sono rimasto solo all'interno della mia comunità, quindi sto in una fase di rilancio, perché io penso che, avendo ottenuto anche l'apporto della Chiesa con un po' di anni di esistenza, perché andai dal 2016 da Papa Francesco, perché io puntai subito su lui. Su progetti che hanno bisogno poi di un sostentamento economico, perché se no non si realizzano. E tu sei andato a chiedergli anche al Papa? Sì, perché vedendo questo Papa aperto ai problemi dei poveri, insomma, gli disse: Santità, io che sto sostenendo la mia battaglia per i poveri, sono diventato più povero dei poveri, e quindi, e allora
cominciare un primo rapporto con il Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale. È proprio di questi giorni che sto attendendo un primo contributo, perché poi è collegato nella mia iniziativa al fatto che io, essendo novantenne, ho la coscienza dei miei limiti, ho chiesto al Signore di rimanere in vita altri 5 anni. Hai precisato proprio, sì, il tempo, dice 5 anni ancora. 5 anni, perché in questi 5 anni a dei giovani che più o meno ci sono nella mia realtà delle 3 regioni centrali, Marche, Umbria e Lazio, con cui sono riuscito nel 2019, dopo questo primo approccio col Papa, sono andato dai Vescovi, e quindi sono andato, mentre ferveva il fallimento di Roma, ci sono andato proprio col Presidente di Roma a chiedere aiuto, ma lui mi disse, perché era questa anche la mia intenzione, e quindi l'aveva anche saputa, il Cardinale Bassetti, che di Perugia, che è il Presidente della CEI, lui mi disse, per aiutare Roma fatemi condividere un progetto, che so, non state in buone, però siete bravi lo stesso, nonostante tutto. Io gli dirai fuori, Eminenza, lavoriamo insieme in 3 regioni centrali, Marche, Umbria e Lazio, per il dopo di noi. E cominciamo già con un certo fervore, era prima del Covid, e poi il Covid ha fatto un macello. È andato anche dal Vescovo di Fermo. Anche dal Vescovo di Fermo. No, questo adesso, perché poi in 3 regioni, anche le Marche, dove io fervevo in questi anni, dopo il terremoto, io la progettualità sul dopo di noi si è sviluppata con gli enti locali della montagna, perché ho partecipato nel 2017 al festival Le Parole della Montagna qui nostre di Smerillo, dove a proposito quest'anno c'è stato il Cardinale di Bologna. Sì, e l'ho fatto venire io perché è un amico, infatti col Cardinale di Bologna avremo tutto uno sviluppo. Sì, ecco, questa progettualità che però sì, riguarda il protagonismo delle famiglie, quindi il Vescovo di Fermo questi giorni mi ha incaricato di portare nella nostra diocesi, insieme con le famiglie dell'ANFAS di Civitanova Marche, dove c'è una bella organizzazione delle famiglie, hanno creato tutta la struttura al centro di Civitanova, c'hanno delle cose belle, con la famiglia che mi ha indicato anche il Vescovo, che lui insomma gli piace, che ha una figlioletta di 36 anni bisognosa del dopo di noi, il dottor Barbatelli di Civitanova, che lavora all'Università di Ancona in medicina con la moglie Maria, con i giovani già ben preparati che possono collaborare con le famiglie, perché senza giovani le famiglie non vanno da nessuna parte. Quindi il mio lavoro è famiglie e giovani per il dopo di noi, soprattutto nella realtà agricola, perché è il mio patrimonio, con cui quando c'è stato il terremoto, dopo il terremoto, ho cominciato a lavorare con gli enti della montagna, sono diventati una 15ina, il sindaco coordinatore di questo movimento di 15 sindaci è un agronomo, è il sindaco di Smerillo, capito? Quindi dobbiamo con questi sindaci partecipi anche qui da organizzarsi, perché la loro frammentarietà è un macello. Se poi è vero che l'Europa ci potrebbe aiutare, bisogna che loro, quindi, si coordinino. Rimanendo sull'agricoltura, il seme è stato gettato. Sì. Ora bisogna farlo crescere. Affermo, per esempio, c'è su questo mio lavoro del passato tutto un rapporto con la realtà di Montepacini. Anche l'altro giorno io ho incontrato il sindaco di Fermo, perché sto cercando di far capire che nonostante la crisi i valori li dobbiamo ritrovare, e quindi, e il fatto che Fermo è diventata città dell'UNESCO
per l'apprendimento, anche questa è un'altra chance che abbiamo. Apprendimento popolare, quindi. Popolare, però anche intergenerazionale, con l'inclusione che le generazioni comunicano, gli anziani e i giovani. Quindi potremmo fare cose meravigliose. C'è da lavorare tanto. Saremmo cose meravigliose se ci si crede. Io ho sentito Ettore Fedeli stamattina che questo discorso dell'UNESCO e della Università Popolare che potrebbe nascere per questo apprendimento. Un ex sindaco di Fermo. Sì, lui è entusiasta di come c'è un consenso. Non sono ancora usciti ufficialmente, ma presto. C'è un altro appuntamento che dobbiamo ricordare che invece precede l'anniversario, che è il 18 qui a Fermo. Sì, perché io volevo fare per Fermo il senso dei miei 90 anni e di questo 65esimo di sacerdozio, perché in questi anni la gente sa che io sto a Roma, però che quest'anno facevo 90 anni e 65 di sacerdozio. E però non essendo stato possibile fare nulla qui a Fermo, il 18 sera, d'accordo col sindaco che aveva dato la sala dei ritratti, alle ore 18, una riflessione su quali valori cristiani rilanciare la nostra progettualità, perché i veri emarginati sono i giovani. Il mio progetto definito dagli anni, quando ho preso i contatti col Papa, l'ho definito progetto speranza, perché è la speranza che i giovani non hanno, perché, come si dice, il nostro cristianesimo è da quattro, come si dice, molto limitato. Invece, a Smerillo, quando è venuto il cardinale di Bologna, Zuppi, che ha interferito con questo stesso teologo che tornerà la sera del 18 a interloquire con me, si chiama Salvarani Brunetto, si definisce teologo popolare di Carpi lui, e hanno su questo tema di quest'anno della montagna, che era respiro, hanno riflettuto quale respiro religioso si deve dare, e il cardinale Zuppi con la sua capacità ha parlato che noi dobbiamo come cristiani testimoniare l'amore come forza di cambiamento. Io voglio proseguire quel discorso, perché la ricerca che tutti facciamo di questi valori non può essere sterile, perché non ci abbiamo, io siccome l'ho vissuta, la certezza, la testimonianza che questo amore è ben presente, non lo dobbiamo cercare astrattamente, perché Dio agisce nella storia dei nostri cuori soprattutto, e no, c'è una perdita nella razionalità che abbiamo vissuto nell'Occidente, il valore della presenza di Dio, e su noi, su questo la Chiesa adesso con Papa Francesco che ci dice facciamo i sinodi diocesi per diocesi, dobbiamo mobilitare dal basso, dai cristiani anche semplici, la coscienza di Dio presente nella nostra storia. Voglio ricordare un'altra cosa che ti riguarda, il premio Don Peppe Diano, sempre quest'anno, per i 90 anni. Questa è stata, siccome, ecco, dicevo, la mia esperienza di resistenza è stata dura, perché a Roma, nell'invasione del problema fallimentare, è un disastro di, come si può dire, di pessimismo, di abbattimento. I commissari che già lavorano per cercare di farci vendere tutta la realtà immobiliare, e noi dove andiamo che ci stiamo dentro a lavorare, ad accogliere? Per dire, quindi dovrò fare anche una battaglia profonda, anche giuridica, adesso passate le feste e questa mia. Però bisogna lottare per il cambiamento. E quindi in tutta questa mia battaglia
Io ero molto avvilito. A primavera, proprio il giorno di 21 marzo, mi arriva sta notizia che mi davano sto premio giù a Casal di Principe. È stata una carica di energia. Mi ha dato una carica di energia, ma forte, perché poi il 4 luglio sono andato a riceverlo premio, però non è, è una storia del mio passato, perché io veramente dagli anni 82, in quando io andando a Roma dal 74, ho sviluppato tutto il movimento dentro di Roma, ma anche con la mia sono andato in giro in Italia, quindi proprio laggiù negli anni 82-83, in quella zona aversana di Aversa attorno a Napoli, ho cominciato a lavorare sui disabili. Ma era la zona dove mano a mano stavano arrivando gli immigrati. Questa donna suora che ha lavorato delle Orsoline, di cui questi giorni si è parlato perché si è trasferita a Roma, l'abbiamo aiutata noi a girare presso le nigeriane che venivano sfruttate per la prostituzione, perché è stato anche laggiù una zona del mio lavoro. Io ho partecipato alle storie di San Cipriano, cioè, e con Don Beppe Viana, quel famoso documento Per amore del mio popolo, l'abbiamo elaborato insieme e lui l'ha fatto suo presso i preti. Quindi, poi nel 91, dicembre del 91. Quindi il filo è quello del lavoro, perché poi immigrazione, disabilità, il lavoro è quello che fa fare il salto. Cosa c'è stato? E me l'hanno, quando sono stato questi, perché sono i miei anche quelli della terra dei fuochi, perché tu lo sai, le terre di Ondiana, tante realtà, e sono nate la campagna con questo il lavoro agricolo, aggiungiamo allora. C'è la requisizione dei beni dei criminali ha funzionato in perfezione proprio nella campagna, dando origine a tante realtà di lavoro dei giovani, che però ecco sono state aiutate anche da un concetto che adesso so si sta sviluppando in altre regioni, con il famoso budget di salute. Cioè, se dobbiamo intervenire per aiutare, è la legge 328 che lo diceva in qualche maniera, ma giù lo hanno applicato, al fatto che vengono integrate queste persone in difficoltà con un intervento personalizzato. Quindi realtà di lavoro dove vengono, per esempio c'è proprio ad Aversa, nella zona del manicomio criminale di Aversa, una struttura, una cooperativa magnifica, si chiama Fuori di Zucca, una cosa straordinaria. Voglio concludere con un'altra citazione, perché ha parlato della suora della Campania, ma per quanto riguarda la sua prima creatura, no, Capodarco, la fondazione, accanto a lei c'era una donna. Sì, adesso la celebriamo, il 19 sera. Allora, questi giorni ho invitato gli amici di Fermo a sapere di questa mia manifestazione del 18, contingentati, perché più di 48 persone nella sala dei ritratti non ci possono stare. Però questo intervento, ho sentito il Circolo Carducci, il Circolo San Rocco, insomma gli amici interessati a questo approfondimento di idee, perché se non cambiamo nella testa non dominiamo la pandemia, capito? Dobbiamo dare uno sviluppo radicale a questo progetto della speranza, che significa saper lavorare. Abbiamo detto questo nome, sì, della fondatrice. Sì, si chiama Marisa Galli, Marisa, perché Galli. Io 90 anni, ma lei ce n'ha 91, è di Curetta, l'anno scorso l'abbiamo celebrata a sempre a Servigliano, come cittadina onoraria di Servigliano. E adesso
il 19, perché il 18 la riflessione è qui a Fermo, a 19 a Servigliano al pomeriggio al Parco della Pace, la celebrazione dei miei 65 anni. Il parroco di Servigliano verrà a darmi la mano, me l'ha detto oggi, e staremo sino a tardi se riusciamo a vedere il film di Marisa Galli che abbiamo completato questi giorni, sempre con tutte le difficoltà del Covid. Lei vive a Roma ed è esemplare nel pensiero, ha scritto 4 libri che non ha fatto nemmeno la prima elementare, ha sempre vissuto con me una grande sua idealità, per cui io mi sono ispirato a questa sua sensibilità. Lei è spastica e da più di 40 anni, io manco lo so, insomma, abbiamo accolto, cioè lei fa da madre ad una ragazza schizofrenica che gli ha normalizzato in qualche maniera la vita, accogliendola nella sua camera, eccetera. Ed è un esemplare. Sarebbero tante le storie da raccontare, perché 90 anni di piena attività, non è che si è fermato mai dall'inizio. E magari torneremo a incontrarci, perché va assolutamente la gioia. Io voglio fare, e l'ho detto a Fabio, di questa sopravvivenza anche lui, di questo servizio con Fermo, Fermo TV, la presentazione continua di questo progetto così come si sviluppa. Anche oltre il bonus dei 5 anni, perché non mettiamo limiti. Io no, non ce la faccio, perché più di tanto le mie acciacchette ci sono, e quindi, però il Signore provvederà, io umilmente, tanti mi dicono che sono presuntuoso, io sono un uomo di fede, io credo che siccome il Signore, e l'ho sperimentato, mi ha sempre accompagnato nonostante la mia solitudine, no? E perché lo dico ad ammonimento, le fondazioni vanno bene se i successori, oltre a gestire, si preoccupano della visione di continuare. Quindi è importante che ci sia una continuità. Ecco, questo è il discorso che i fermani forse capiscono, le difficoltà che abbiamo avute. Ci stanno, sì, le cose belle della gestione, ma non si deve mai dimenticare la visione. Grazie a Don Franco e appuntamento alla prossima settimana.